È in atto una vera e propria lotta tra colossi cinesi, un po' come da sempre tra le quattro cugine giapponesi. Sì, perché QJ Motor, Benelli, CF Moto, Voge, ma forse anche qualcun altro, si stanno praticamente sgomitando tra di loro per accaparrarsi una fetta importante del mercato non più italiano, perché questo ormai è un fenomeno che abbraccia anche l'Europa. Enduro stradali, chi più ne ha più ne mette, e QJ Motor sulla sua 700, che è la media della gamma SR, perché c'è una 650 e una 800, ma già lei offre un pacchetto completo per vivere la moto in questo segmento nel modo migliore. Ad inizio test, subito i ringraziamenti vanno a GSA Moto, concessionario QJ Motor. Lo trovate a San Giorgio a Cremano, via San Giorgio Vecchia, che rappresenta QJ, Piaggio, Motomorini, Zontes, ma è anche rivenditore Honda, Piaggio e tanti altri marchi in realtà in questa location che si sta ampliando. Tra poco ci sarà una nuova struttura adiacente sempre a quella storica di via San Giorgio Vecchia, che appunto ospiterà tutti questi brand che GSA Moto rappresenta, con il service che è poco distante, un'officina bellissima all'avanguardia di ultima generazione. Tra l'altro vi dà la possibilità proprio GSA Moto di provare la gamma QJ, ma anche altre moto di altri marchi, quindi davvero un plurimarche che fa un ottimo lavoro dal punto di vista proprio dell'approccio al cliente, dando la possibilità di provare le moto. SRT 700X è la protagonista di questa nostra prova. Finalmente ci mettiamo un po' sulle mani, ma saranno tante le clip che insieme a GSA Moto dedicheremo alla gamma QJ Motor. Perché? Perché la lotta è davvero fraticida. QJ Motor, io l'ho classificata un po' la punta di diamante di questa serie di costruttori che arrivano dalla Cina, che col tempo si sono guadagnati la stima dei motociclisti anche europei, arrivando circa una decina di anni fa con prodotti di basso medio, diciamo, livello, sia per quanto riguarda le attitudini che proprio le qualità costruttive. Poi negli anni, con dei prodotti insomma validi, si sono fatti apprezzare. QJ Motor, nella fattispecie, l'abbiamo detto anche in un'altra clip, è uno dei più grandi, se non il più grande produttore di motori e di moto al mondo. Pensate, io non so se siete stati ad EICMA, ma vi propongo qualche clip. Nello stand QJ Motor c'erano moto, ma soprattutto motori di ogni tipo, dai monocilindrici ai due cilindri, ai quattro cilindri, addirittura quattro cilindri a V, insomma architetture che colossi, altri colossi, si sognano neanche di progettare. QJ Motor lo fa, ce le ha fatte vedere queste eccellenze, e devo dire che la scelta è vastissima. Se volete una moto o uno scooter, insomma, in gamma QJ Motor ce n'è di tutto di più. Ultimo pezzo di strada che ci sta conducendo da San Giorgio a Cremano fino a Forino, ai limiti con la provincia di Avellino. Ho deciso di fare questa strada che a un certo punto poi dovrebbe essere interrotta, però vediamo dove arriviamo con la nostra QJ Motor SRT 700X. Sono contento perché ho attraversato posti che insomma non raggiungevo da tempo: Domicella, 15, Moschiano, Forino. In questo test esplorativo, se vogliamo, con la QJ SRT 700X, scorci mozzafiato bellissimi. Tra l'altro devo dire, strade sempre ben tenute, ho visto tanti cantieri di manutenzione dove i comuni fanno quel che possono per tenere innanzitutto pulito il fondo stradale, al di là del lavoro di potatura che stavano facendo tanti tecnici. Qua invece non ci sono arrivati, perché questa strada in realtà a un certo punto dovrebbe essere interrotta, però io la faccio comunque per vedere come sta messo questo percorso. Guardate che scenario, qui scavalliamo poi la provincia di Avellino, vabbè, una piccola lezione di geografia, tra la zona del Nolano Sarnese fino appunto a quella di Monteforte Irpino, Mercogliano, insomma si arriva in un attimo qui ad Avellino.
Torino. Parliamo di posizione a bordo, estremamente seduto, forse troppo per i miei gusti, che vabbè, vengo da sempre da tendenze sportive, quello è il problema, però vedi come sto dentro, le gambe in avanti, quindi questo fa pensare sicuramente che si potrà trascorrere tanto tempo a bordo della QJ Motor SRT700X. Manubrio bello alto, vedi la bella posizione che non farà stancare sicuramente le braccia. Se fosse stato magari ancora un po' più aperto sarebbe stato meglio secondo me, visto che la tendenza è quella della macinatrice di chilometri, ma anche da utilizzare in città, anche se devo dire che ha una bella sterzata, bella ampia, questa cosa aiuterà sicuramente negli spostamenti da ferma. Plexiglass che non si può regolare, questa è la sua protezione finale dall'aria, però devo dire che è sufficiente, anzi forse anche più che sufficiente. Ma un'altra cosa che mi piace tantissimo è l'assoluta mancanza di vibrazioni. Anche prima in autostrada abbiamo insomma anche raggiunto velocità sostenute sui 140-150, vai da Dio, sei bello protetto e non c'è neanche l'accenno di una vibrazione. Devo dire subito che la QJ Moto SRT700X si è rivelata davvero comoda in città. Dicevo, per lasciare GS Auto stamattina, pavé traffico a San Giorgio a Cremano, che è una cittadina veramente caotica, accidenti se è caotica, con la nostra 700X SRT siamo andati comodissimi, assorbimento continuo, veloce, bello, davvero morbido della forcella Marzocchi, che è uno dei valori aggiunti di questo progetto e dei progetti targati SR, perché c'è anche la 800, insieme agli impianti frenanti Brembo, l'ABS di Bosch, insomma valori aggiunti che, per quello che ci dicevamo prima, implementano il valore dei prodotti QJ Motor e li mettono molto probabilmente sul gradino più alto del podio fra i colossi cinesi che abbiamo citato a inizio clip e che si sta facendo un po' insomma in bagarre, sono un po' in bagarre per questa conquista del mercato europeo. Anche questo misto, devo dire, il settaggio è un po' morbido di base, buona la trazione, devo dire. Si scaricano bene questi 72 cavalli a 8000 giri, coppia di 67 Nm a 6000 giri, quindi valori in linea con i propulsori anche concorrenti di questa categoria. Cambio e motore, insomma non puoi assolutamente dire niente a questi due elementi. Forse prima e seconda un po' troppo corte, magari c'è la possibilità di terza comunque di spostare la moto. Adesso ho scalato, però vedi che ce n'è a uscire, qua è un po' più bagnato perché comunque stanotte è piovuto, quindi c'è la possibilità, vedi, con la terza di guidare, è anche una leggera salitina questa, quindi si poteva anche un po' più, diciamo, allungare la seconda per avere una guida anche un po' più sportiva e sfruttare anche la verve di questo bicilindrico da 698 cm cubi, lo ricordiamo, Euro 5 Plus, una facilità di guida disarmante. Ricordiamo che la X è in versione con cerchio anteriore da 19 a raggi, tra l'altro la Marzocchi anteriore è regolabile, quindi diciamo che queste scelte sono dettate dal fatto di voler proprio aggredire il mercato europeo, che è, come abbiamo detto all'inizio, esigente in questi termini, e offrire insomma pacchetti che siano degni poi dei gusti di noi motociclisti europei. È un fenomeno che non è più italiano soltanto, ma ormai anche, attenzione che qua era anche un po' viscido. Anche gli altri paesi europei si stanno affacciando e si stanno lasciando conquistare da questi prodotti. Naturalmente non abbiamo riding mode, perché qui dai, con 72 cavalli insomma non è che si necessita di particolare elettronica, anche se qui comunque abbiamo un'erogazione che mi piace molto, perché proprio perché non ha la possibilità di essere gestita. Bello, l'allungo, dai, c'è, la percezione di qualità c'è rispetto ad altre moto che ho provato
che comunque mi sono piaciute comunque, però devo dire che qua plastica, accoppiamenti, verniciature, abbiamo, che ne so, vedi, tasti retroilluminati, possibilità di avere sella riscaldata, manopole riscaldate. Unica pecca forse è questo TFT da 5 pollici, ma avrei voluto un po' più grande. Beh, però insomma, ci sta. Tra l'altro 3 anni più uno di garanzia sui prodotti QJ Motor non è poco, soltanto i colossi giapponesi stanno arrivando a tanto. Così come sono arrivati i colossi giapponesi a offrire queste garanzie, adesso anche QJ Motor, sicura del valore dei suoi prodotti, offre questa tipologia di garanzia. Allora, la frizione è morbidissima, dicevo prima, in città è stato veramente piacevole scoprire che nonostante sia a cavo mi ha dato sempre grande reattività, senza fatica l'ho tirata anche con un solo dito. Eccola, Forino, siamo già nella provincia di Avellino. Certo, io per distinguerla dalla cuginetta Benelli TRK 702 avrei fatto un disegno diverso delle staffe che riparano carena e anche un po' il motore, giusto per dare un'identità diversa, così sono proprio simili a quelli della TRK 702, che però devo dire non arriva e non ha l'equipaggiamento che ha la nostra QJ SRT 700X. Sto viaggiando con le valigie non propriamente cariche, ho un po' di attrezzatura ma non sono pesante, però devo dire che adesso qua sono in salita, in questo passaggio, devo dire che la moto di terza mi accompagna, anche anzi in realtà ce n'avrebbe anche di più, sono io che naturalmente non esagero, non esaspero, anche perché stanno arrivando un po' di goccioline dall'alto che non promettono niente di buono insieme a queste nuvole, quindi meglio avere e tenere un ritmo decisamente turistico, che poi è quello che la maggior parte degli utenti di queste moto avrà nella guida anche della QJ SRT 700X. Finalmente uno scarico che si sente, vedi? La facciamo salire un po', no? Sì. Cambio bello veloce, innesti rapidi. No, devo dire, ripeto, che cambio e motore, soprattutto con la frizione, veramente ineccepibili. Non mi aspettavo di avere a disposizione questo pacchetto così performante da questo punto di vista. Sto facendo fatica, diciamo, a far faccia tra pastiglie e dischi. Tutto nuovo, naturalmente stamattina la moto aveva 0 km, sto praticamente facendo io tutto il rodaggio a questa moto, però dai, dopo un po', qua arrivo largo, stringo e chiudo per non seguire la traiettoria sul bagnato, sono andato largo, però con molta facilità correggi e rientri. Allora, la facilità di guida è sicuramente il leitmotiv di questo progetto SRT 700, poi magari più in là proveremo anche la versione standard, quella con i cerchi a razze da 17 pollici, che ha probabilmente una vocazione turistica stradale rispetto al nostro cerchio da 19 anteriore, che a raggio ci dà anche la possibilità di fare un piccolo sterratino senza creare danni particolari, perché la differenza, per chi non lo sa, è che il raggio magari se prende una botta si può registrare e può farci, insomma, tornare al diametro del cerchio corretto, invece la razza se si danneggia con una botta sono guai. C'è poco da fare, il 90% dei motociclisti è appurato, guarda su una moto nuova il faro o comunque tutto il frontale. Qui è vero che ci sono somiglianze, no? Con altri prodotti, è utile che io sia qui a dirlo, però devo dire che c'è stato, insomma, qualche variazione, se la giri la trovi una cosa diversa rispetto a quello che si vede sul mercato. È sfilante tutto l'anteriore, penetra bene, devo dire, la sagoma aerodinamicamente, ci sono belle curve, un disegno insomma armonico che va a abbracciare poi il serbatoio. Avrei preferito magari un attacco più stretto con la sella. Elettronica ce n'è, abbiamo la possibilità di connetterci con il telefono, abbiamo anche il controllo della pressione degli pneumatici, giusto per insomma arricchire le chicche che abbiamo descritto finora dedicate alla QJ Motor SRT 700X.
inutile girarci intorno, il bicilindrico di QJ Motor da 698 cm cubi è lo stesso della TRK Benelli 702, 698 quindi centimetri cubi, l'abbiamo detto, 72 cavalli, 8000 giri e 67 Nm di coppia a 6000 giri. E naturalmente cambia il carter, perché che qui è nella come dire versione originale, perché questo motore è quello che per anni diciamo ha avuto evoluzione poi sul modello 502 di Benelli. Che cosa è successo? È evidente che a un certo punto QJ Motor, che controllava o controlla, non si è ancora ben capito, Benelli, che prima appunto si chiamava Benelli Qianyang, no, QJ Benelli QJ, se qualcuno se lo ricorda, a un certo punto ha deciso di fornire, ma fino a un certo punto, i motori a Benelli, e si è fatta la sua gamma di SRT con il 650, che però è diverso da questo motore, appunto il 700 e l'800, quello che supera i 90 cavalli. Perché? Perché naturalmente, offrendo un pacchetto di elementi più raffinati come la forcella Marzocchi regolabile, i freni Brembo, l'ABS di Bosch, e arrivare su questo mercato europeo che è avido e avaro di prodotti comunque di qualità che costano poco, con la sua proposta, ed è entrata insomma a gamba tesa, ovviamente con una proposta commerciale un po' più alta, dato comunque il contenuto tecnico della moto, e sicuramente si farà apprezzare. Tra l'altro, gomme di primo equipaggiamento Metzeler Tourance, quindi una scelta ben precisa, uno pneumatico dal tassello più o meno pronunciato, che ti dà la possibilità di affrontare anche un piccolo sterratino, piccolo mi raccomando, perché per fare cose un po' più specialistiche magari c'è bisogno di qualche prodotto diverso, non fosse altro che per la posizione a bordo, che è abbastanza inserita all'interno della moto, perché ovviamente la vocazione principale è quella di essere un enduro stradale, quindi turistica a tutto tondo. Tra l'altro, la moto naturalmente arriva a casa vostra anche con il kit di valigie baule, compreso nel prezzo di 7.500 euro franco concessionario. Ci sono tanti dettagli. Abbiamo per esempio il cavalletto centrale di serie, bella imbottitura per quanto riguarda le pedane sia del pilota, che tra l'altro qua possiamo anche togliere la gomma, secondo me sì, si toglie, che del passeggero. Ho detto che l'onboard vibrazioni assolutamente escluse, non ne ho avvertite, anche aumentando il ritmo. Abbiamo anche i nottolini, se volete sollevare con un cavalletto più alto la ruta posteriore. È vero che c'è il centrale per un po' di manutenzione ordinaria, però i nottolini sono comodi perché potete alzare la moto insomma di più rispetto al cavalletto centrale. Bella, molto bella la sella, guarda, imbottita al punto giusto, anche quella del passeggero, guarda com'è morbida, ampia, maniglioni facili da raggiungere, belli lunghi, ma devo dire che il pilota ha la parte migliore con questo sellone molto ampio e morbido, tutti elementi che occorrono, no, per l'obiettivo finale della nostra SRT 700X, che sono sicuramente le lunghe percorrenze. Ecco la nostra molla posteriore, non c'è possibilità di precaricarla con il pomello, bisogna andare in officina, e non c'è neanche la regolazione della compressione e del ritorno. Le enduro stradali poi rappresentano, come abbiamo detto, un punto focale, perché l'attenzione di tanti motociclisti, non solo più italiani, perché questo fenomeno non è più italiano, ma ormai è di portata internazionale, strizzano l'occhio questi prodotti proprio ai motociclisti nuovi, e che offrono una qualità costruttiva, devo dire, che adesso comincia ad attirare l'attenzione di tutti, anche di quelli che poi analizzano come noi le motociclette, che magari senza nasconderlo fino a qualche tempo fa abbiamo visto queste aziende con un occhio un po' dubbioso. Adesso dobbiamo tutti ricrederci, perché io sono a metà prova in questo scenario fantastico tra Moschiano e Forino, ho già percorso un bel po' di chilometri, mi sono divertito, comodo, la moto funziona in tutti i suoi comparti, anche in città stamattina uscendo insomma da San Giorgio mi ha davvero stupito la facilità di guida e il comfort che propone il progetto 700. E parliamo soltanto del segmento centrale, perché come detto c'è una 800 e c'è una 650 che magari può corrispondere alle esigenze di qualcuno che è meno scafato come motociclista. E siamo in conclusione, sperando di aver detto un po' tutto, dobbiamo anche un po' lavarla la nostra 700X, perché abbiamo un po' sporcata qui in questo terriccio, e moto che sarà disponibile anche per le vostre prove, quindi GSA Moto San Giorgio a Cremano, gamma QJ Motor 2024, tra poco un nuovo store più ampio per ragionare e per studiare meglio sui veicoli che propone
il gruppo GSA Motor, non solo QGM Motor ma tanti altri marchi, come ho detto all'inizio. Il prezzo, abbiamo detto, la 700X costa 7.500 euro franco concessionario, 7.3 mi pare per la standard. Comunque, insomma, tutte le altre informazioni le reperite tranquillamente da questo dealer che vi aspetta a San Giorgio a Cremano. Va bene, è tutto, mettete un like a questa clip, grazie per averci scelto, iscrivetevi al nostro canale, vi aspetto anche su starbikes.it e anche sui canali social Facebook e Instagram. Ciao, buona moto a tutti!